Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa particolarissima blusa che io ho deciso di chiamare blusa Savanna. Per quanto riguarda il filato, penso che molti di voi l'avranno già riconosciuto. Io ho utilizzato quello della Mistrico Filati Linea Lucida Labbra e il colore che ho scelto è lo 01, che è lo stesso che ho utilizzato per poter creare la maxi maglia Safari. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 130 metri e che è formato dal 70% di viscosa da bambù, di 20% poliammide, 10% seta. È quindi un filato molto molto leggero per quanto riguarda per realizzare questa blusa. Per realizzare la blusa io ho utilizzato 250 grammi di questo filato lavorandolo col 3,5, l'uncinetto 3,5. In descrizione vi lascerò il link del sito web Uncinettando con i filati da cui poter acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Vi ricordo che ci sono la sfumatura del blu, la sfumatura del verde e le altre varie sfumature, alcune anche che ho già utilizzato per i miei video precedenti. Ma adesso partiamo della blusa. Vi dico innanzitutto che io l'ho creata soprattutto per poter indossare sopra questo vestitino nero che mi vedete indossato. Questo perché mi sono accorta, ho utilizzato solo una volta il vestito, perché mi sono resa conto che a seconda della luce risultava trasparente e quindi messo una volta l'ho accantonato. Quindi ho deciso di ritirarlo fuori e di realizzare qualcosa che mi permettesse di indossarlo. Da qui l'idea della blusa. Questa blusa ho usato una tecnica diversa da quella del solito perché non ho lavorato in tondo, ma ho lavorato due pannelli che poi ho cucito tra di loro. Questo perché volevo ottenere diverse cose. La prima di tutto è che, come potete vedere, il punto va dal basso verso l'alto, quindi si va a scendere e non a salire. Un altro effetto è che dietro è leggermente più lungo del davanti, anche se i due pannelli sono uguali, stesso numero di catenelle montate, stesso numero di motivo andato a realizzare, ma io avendo avanti il seno, giustamente il pannello sul davanti tende a salire un po' rispetto a quello dietro che invece tende a scendere. Inoltre le cuciture laterali mi hanno permesso di tirare un po' la cucitura in modo tale da avere questo effetto ancora più sfiancato e ancora più a campana sotto. E un'altra cosa, ho potuto creare sforo sulle spalle, volevo delle spalline un po' particolari, quindi invece di andare a creare le solite spalline, ho dato vita a queste spalline andando a fermare soltanto il punto più esterno e un altro punto verso l'interno. Quindi è veramente una blusa particolare, diversa dal solito, almeno diversa da quelle che faccio solitamente io, proprio perché volevo, ogni tanto mi piace dare qualcosa di nuovo al canale. Naturalmente voi la blusa potete decidere di farla più lunga, più larga, potete decidere di fare questi fori delle spalline ancora più larghi, però tenete presente che se andate ad allargarle si stringe la lavorazione del collo, mentre io volevo comunque un collo abbastanza largo. Un'altra cosa che vi devo dire è che comunque la blusa risulta veramente molto leggera, infatti adesso con tutto che ho le finestre chiuse non accuso il caldo, questo per dirvi quanto sia leggera, perché appunto ho utilizzato un punto molto forato e 103,5. Per quanto riguarda il motivo, è un motivo molto semplice e geometrico, molto particolare, dato sia il motivo è particolare, ma anche il fatto di aver usato un filato sfumato rende la cosa ancora più divertente, più strana, però mi piace l'effetto. Però vi posso assicurare che è un punto veramente molto semplice, quindi perfetto anche per le principianti. Detto ciò, spero che anche questa blusa vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare o su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio l'hashtag Uncentando con Elsa. E naturalmente se avete acquistato lo mio stesso filato sul sito Uncentando con i Filati o presso la Merceria Coletti potete taggarci sia su Facebook Merceria Coletti sia su Instagram dove ci troverete con Con i filati. Un'altra cosa che vi devo dire, su Facebook abbiamo aperto un'altra pagina che si chiama Uncentando con i filati e dove metteremo ogni tanto delle foto con promozioni, sconti su determinati tipi di filato. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Prima di farvi vedere come si realizza la blusa, voglio farvi vedere una cosa. Io ho realizzato i due rettangoli che ho già cucito tra di loro. E per le catenelle montate, che vi dirò subito dopo, quando inizierò a farvi vedere come si lavora il punto,
la mia, ogni pannello, perché io realizzerò due pannelli, uno avanti e uno dietro, io ho 45 cm in larghezza, 65 cm in altezza, quindi dall'alto verso il basso. Quindi ripeto, io adesso vi andrò a far vedere il campione con cui realizzare questa maglietta e naturalmente vi dirò quante catenelle ho messo io, in modo tale da rendervi conto se lo volete più largo quanto andare ad aumentare, cioè vi dirò naturalmente le catenelle che servono per il motivo, però ci tenevo a dirvi che in base alle catenelle che ho messo io mi è venuta larga 45 cm e lunga, riandando a ripetere poi i motivi che vi dirò alla fine, 65 cm. Per realizzare la nostra blusa io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea lucida labbra. Il colore che ho scelto è lo 01, che è questo colore stupendo sfumato che ho già utilizzato per un'altra creazione. Allora, io vi farò vedere il mio campione per realizzare il nostro motivo. Vi dico già che la blusa si realizza andando a fare due pannelli identici, uno davanti e uno dietro, che poi vanno cuciti insieme. E io per il pannelli ho montato 130 catenelle, mentre in questo campione ne ho montate soltanto 60 e lavorerò con un 103,5. Se voi dovete farlo più largo, tenete presente che la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 30, quindi mi raccomando, se io ho messo 130 catenelle e voi siete una taglia M, andate a mettere almeno 160 catenelle. Detto ciò, possiamo andare a fare quindi il nostro primo giro. Vi ricordo che io ho montato 60 catenelle per realizzare il campione e andiamo a fare in questa maniera. Ci alziamo con una catenella, rientriamo dentro la prima catenella delle 60 e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e ricomincio da capo, quindi entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa. Ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Allora, ho terminato il primo giro e adesso vado a fare il secondo. Nel terminare il primo giro, naturalmente, io qui ho fatto le ultime 5 catenelle e sono andata a fare una maglia bassa nell'ultima catenella. Allora, per essere sicure che avete fatto bene, andate a contare gli archetti di catenelle. Ne dovete avere un multiplo di 6. Se vi trovate, allora potete passare a fare il secondo giro. Al secondo giro è anche questo molto semplice. Andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, 3. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, andiamo nell'archetto di 5 catenelle e realizziamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo e ricominciamo da capo, quindi vado nell'archetto e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo e di nuovo maglia bassa. Ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, archetto successivo, maglia bassa. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare il secondo giro e come iniziare il terzo. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto le ultime 5 catenelle, entro nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. Ho terminato così il secondo giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare il terzo giro. Non mi alzo con la catenella, ma con l'uncinetto entro direttamente dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado nell'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Come vedete, ho realizzato due archetti di 5 catenelle. Adesso prendo il filo, vado nell'archetto successivo e vado a realizzare 6 maglie alte, quindi una,
due, tre, quattro, cinque e sei. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Un'ultima volta vado a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. Vedete, questa volta ho fatto 4 archetti di 5 catenelle. Adesso prendo il filo, vado nell'archetto successivo e di nuovo vado a fare 6 maglie alte. 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5, rientro 6. Vado nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa. Benissimo, questo è quello che ripetiamo per tutto il terzo giro. Quindi all'inizio abbiamo 2 archetti di 5 catenelle, 6 maglie alte, 4 archetti di 5 catenelle, 6 maglie alte. E voi, per quanto continuate a lavorare, dovete sempre fare 4 archetti di 5 catenelle e poi le 6 maglie basse. Le 6 maglie alte, scusatemi. Una volta fatto ciò, quando state arrivando alla fine, andiamo a fare, dopo aver fatto la maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, andiamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, entriamo nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta, partendo dal basso, quindi 1, 2, 3, e andiamo a fare una maglia bassa. Abbiamo terminato così anche il nostro terzo giro. Quarto giro, e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, 1, 2, entriamo nell'archetto di 5 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, entriamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Quindi ho realizzato 6 maglie alte separate da una catenella. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, andiamo nell'archetto successivo e realizziamo una maglia bassa. E adesso di nuovo catenella di separazione, prendo il filo, entro nella prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, entro nella seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, entro nella terza maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, entro nella quarta maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, entro nella sesta maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, entro nella sesta maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, e devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Lo terminerò andando a fare una maglia bassa nell'archetto di 5 catenelle,
5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio quarto giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare il quinto giro. Allora vado a fare direttamente una maglia bassa senza alzarmi con la catenella, quindi entro nella maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho la quinta maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho la sesta maglia alta e faccio una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, e continuo andando a fare una maglia bassa nell'archetto di 5 catenelle. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. E di nuovo 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nella quinta maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2 e ricomincio. Quindi questo è quello che devo fare per tutto il mio quinto giro: 6 maglie alte separate da 2 catenelle e l'archetto di 5 catenelle. Vado a terminare facendo una maglia bassa all'interno dell'archetto di 5 catenelle, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, una maglia bassa all'interno della terza catenella, che equivaleva alla mia prima maglia bassa alta. Ho terminato così anche il mio quinto giro. Sesto giro, vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, 1, 2, vado nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1, 2, vado dove ho l'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta sopra la seconda maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3,
una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Quindi questo è quello che devo 2 catenelle, 1 e 2. Questo è quello che devo fare per tutta la mio sesto giro. Termino andando a fare una maglia bassa all'interno dell'archetto di 5 catenelle, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. Ho terminato così anche il sesto giro. Settimo giro, vado direttamente nella maglia alta e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella seconda maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3. Continuo a fare questo per tutto il mio settimo giro e andrò terminando facendo una maglia bassa all'interno della terza catenella. Ho terminato così anche il mio settimo giro. Ottavo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. 1, 2, 3. Prendo il filo, vado direttamente dove ho la maglia alta, entro dentro e realizzo 4 maglie alte. Una, rientro 2, rientro 3, rientro 4. Catenella di separazione e di nuovo una maglia alta sopra la 4 maglie alte all'interno della maglia alta successiva. Quindi una, 2, 3, 4, catenella di separazione e di nuovo 4 maglie alte sopra la maglia alta, quindi una, 2, 3, 4, catenella di separazione, maglia alta sopra 4 maglie alte sopra la maglia alta successiva, quindi una, 2, 3, 4, catenella di separazione, ancora maglia 4 maglie alte sopra la maglia alta, 1, 2, 3, 4, catenella di separazione, 4 maglie alte sopra la sesta maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4,
catenella di separazione, vado direttamente nel gruppo successivo di 6 maglie alte e ricomincio da capo, andando a fare 4 maglie alte sopra ogni maglia alta, separandole poi con una catenella. Continuo così per tutto l'ottavo giro, vi farò vedere come si termina e come si inizia poi il nono e ultimo giro. Sto terminando l'ottavo giro, vedete, ho fatto le 4 maglie alte separate da una catenella. Vado a terminare facendo 4 maglie alte, quindi ho fatto le ultime 4 maglie alte sopra la sesta maglia alta, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare una maglia alta. Ho terminato così anche l'ottavo giro, nono e ultimo giro, e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo e vado a fare una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle 4 maglie alte, quindi 1, successiva 2, successiva 3, maglia alta non chiusa, successiva 4. Quindi ho realizzato 4 maglie alte non chiuse. Chiudo le 4 maglie insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho il gruppo di 4 maglie alte e faccio 4 maglie alte non chiuse. 1, 2, 3, 4. Chiudo le 4 maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e di nuovo 4 maglie alte non chiuse. 1, vado successiva 2, successiva 3, successiva 4. Chiudo le 4 maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e di nuovo 4 maglie alte non chiuse. 1, successiva 2, successiva 3, successiva 4. Chiudo le 4 maglie alte insieme, ancora 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e 4 maglie alte non chiuse. 1, 2, 3 e 4. Chiudo le 4 maglie alte insieme, ancora 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nel gruppo di 4 maglie alte e faccio 4 maglie alte non chiuse. 1, successiva 2, successiva 3, successiva 4. In totale ho realizzato 6 gruppi di 4 maglie alte chiusi insieme. Superati questi 6 gruppi vado a fare una catenella di separazione e poi ricomincio da capo, andando di nuovo a fare 4 maglie alte non chiuse, 2, 3, 4, chiudo, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Quindi per tutto il nono giro voi dovete fare 6 gruppi di 4 maglie alte chiuse insieme separate da 4 catenelle. Dopo il sesto gruppo, quando andate sul gruppo successivo, dovete fare soltanto una catenella di separazione. Io adesso continuerò, poi vi farò vedere come si termina e come si rinizia il primo giro, dato che abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle iniziali, e poi si continuerà a lavorare questi 9 giri per tutta la lunghezza desiderata. Allora, sto terminando il nono giro e dopo aver fatto le ultime 4 maglie alte chiuse insieme, prendo il filo, vado dove ho la terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così i miei 9 giri. Allora, quindi questo è il motivo che viene fuori. Adesso vi faccio rivedere un attimo come rifare il primo giro, giusto per farvi fare un'idea, e una volta fatto ciò si continuerà. Io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo e vi dico già una cosa: quando andremo a cucire i due rettangoli, perché vi ricordo che noi dobbiamo fare due rettangoli uguali, uno per davanti e uno per il dietro, li cuciremo così, con il motivo che invece di andare dall'alto dal basso verso l'alto, va dal basso verso l'alto, quindi vedete, a scendere. Comunque, adesso vi faccio vedere come rifare il primo giro. Senza fare catenelle, entriamo dentro la maglia alta e facciamo una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, andiamo nell'archetto di 4 catenelle e realizziamo una maglia bassa, e di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto di 4 catenelle, vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3,
4 e 5, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia bassa, la catenella che mi separa i 6 gruppi di 4 maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia bassa. E ricomincio da capo, quindi questo è il mio di nuovo primo giro. Ripeto, io adesso questo è il mio campione, vi ricordo, e che io invece lavorerò su due pannelli che farò identici e poi vi dirò quanto ho cucito, quante volte ho ripetuto il motivo e come sono andata a cucire due pezzi insieme. Allora, eccomi qua con i due pezzi terminati e già cuciti. Allora, io alla fine ho ripetuto i motivi per 6 volte, quindi davanti ho ripetuto 6 volte, nel rettangolo, alla fine sono due rettangoli, nel rettangolo che ho fatto dietro ho montato lo stesso numero di catenelle, ho ripetuto il giro sempre per il motivo per 6 volte e una volta fatto ciò sono andata a cucire. Per quanto riguarda le cuciture, allora, io ho cucito dal basso verso l'alto lasciando liberi circa 19 centimetri. Stessa cosa da quest'altro lato, sono andata a cucire dal basso verso l'alto lasciando libero circa 19 centimetri. Questo perché, essendo una blusa, deve avere degli scalfi molto larghi, però voi naturalmente potete farla anche un po' più corta, quindi chiuderla un po' di più, o addirittura se siete una taglia M andare a fare anche un po' più larga, quindi invece di 19 cm fanno almeno 20-21. Per una taglia M secondo me 19 vanno bene, non dovete andare ad allargare ulteriormente gli scalfi. E per quanto riguarda invece la cucitura per fare le spalle, ho voluto realizzare qualcosa di un po' diverso, quindi non sono andata a cucire dall'esterno verso l'interno per 8 cm, ma ho unito tra di loro le due maglie alte esterne, le due maglie basse esterne, e ho saltato 4 archetti di catenelle e nella maglia bassa sono andata a riunirle insieme usando semplicemente un filo e facendo un nodino sotto che non si nota. Stessa cosa da quest'altra parte, ho unito le due maglie basse qui, ho saltato 4 archetti e unito di nuovo facendo una maglia, facendo dei nodini con un po' di filo. Questo perché volevo la particolarità che si vedessero delle specie di spalline, anche se non c'erano, con questo foro, proprio per renderla un po' più particolare. E lo scollo, come vedete, mi è venuto bello largo. Se voi volete lo scollo un po' più stretto, andate a fare, saltate un archetto in più e mettete il vostro punto nella maglia bassa successiva, in modo tale da avere lo scollo un po' più chiuso e il foro delle spalline un po' più aperto, in modo che scende un po' di più. Se preferite avere lo scollo più chiuso, però le maniche che scendono un po' di più, io ho optato per la cosa inversa. Non ho fatto alcun tipo di bordino, mi piace lasciare la maglia così come è venuta, e vi posso assicurare che sotto, vedete, viene bella larga, perché proprio la lavorazione, ve ne accorgerete da sole, tenderà a cedere addosso, quindi è una blusa perfetta, molto larga, molto molto leggera. Detto ciò, quindi la mia maglia è terminata.